accoltella e uccide il cugino per debito di droga. Il 27enne arrestato ha confessato l'omicidio agli investigatori. Coppia di turisti trascinata al largo della corrente, salvati da due bagnini di Bagni Alda a Ponte Sasso di Fano. Se il bagnino vi fischia, tornate indietro, non fate gli eroi, andare a nuotare dall'altra parte perché è pericoloso, e oltre che la vita del bagnante, anche del bagnino. Partiti i lavori nel parcheggio di Via del Risorgimento a Fano, previsti 88 posti auto, stalli per moto e bici e 33 alberature. L'opera sarà terminata entro il 2022. Centrale elettrica di Carrara, il 16 agosto Terna spegnerà il primo dei tre macchinari. L'obiettivo è quello di ridurre il rumore lamentato dai residenti. Pesaro consegna la cittadinanza onoraria a Gianni Letta. Ne sono orgoglioso, ha detto il giornalista e politico italiano. Cercherò di fare tutto per meritarlo. A Cartoceto torna Stelle d'Argento, giovedì il consueto appuntamento tra musica, buon cibo, autoraduno e la visita degli astri al Museo del Baletto. Mercoledì 10 agosto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Apriamo con la cronaca. Ci sarebbe una discussione per un debito relativo all'acquisto di droga alla base dell'aggressione e della accoltellata fatale sferrata ad un fianco che ha ucciso Rachid Amri, trentenne tunisino, aggredito domenica sera sul lungomare di Civitanova. Lo hanno riferito in conferenza stampa il procuratore facente funzione di Macerata Claudio Rastrelli e i vertici locali e provinciali di polizia e arma che hanno collaborato all'indagine, che in poche ore hanno portato al fermo di un 27enne tunisino, Said Haitem, che sarebbe parente della vittima. L'uomo, dopo incessanti ricerche, anche grazie ai filmati di videosorveglianza e ai tabulati telefonici, è stato rintracciato in una casa a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nascosto in un sottoscala. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità agli investigatori. E cambiamo argomento, ci spostiamo a Ponte Sasso di Fano, dove ieri due bagnini dei Bagni Alda hanno tratto in salvo una coppia di coniugi che non riusciva più a ritornare in riva, rischiando di annegare. Li ha intervistati per noi Simona Zonghetti. Sono stati attimi concitati quelli vissuti ieri pomeriggio a Ponte Sasso di Fano, dove grazie al provvidenziale intervento di due giovani bagnini sono stati salvati due turisti di Varese, marito e moglie di 66 e 55 anni, che rischiavano di annegare. È successo intorno alle 16.30 davanti ai Bagni Alda, all'altezza della torretta. I coniugi, che avevano deciso di trascorrere una giornata in spiaggia libera, benché ci fossero le onde, il vento e la bandiera rossa, erano andati a fare il bagno. Poi però, nonostante i tentativi di riavvicinarsi alla riva, sono stati trascinati al largo dalla corrente. A salvargli la vita sono stati Dario Sabatini, 18 anni, bagnino di salvataggio, e Daniel Rossi, 21enne, assistente di spiaggia. Ieri com'era il mare? Qual era la situazione? La situazione era più o meno come quella di oggi, avevamo la bandiera rossa e il mare era mosso, forse anche un pochino più della situazione di oggi. Infatti il bagnino Dario ogni tanto sentivo che fischiava e per richiamare le persone che si allontanavano un pochino troppo dalla riva. E poi avete dovuto soccorrere queste due persone, com'è andato? E innanzitutto avevamo visto già da un paio di minuti due persone che erano un pochino troppo distanti e non si muovevano, non vedevamo che davano dei segnali. Però ho visto Dario che gli fischiava e loro si giravano come per dare un cenno di intesa, tra virgolette. Il problema è arrivato dopo, quando abbiamo visto che facevano il cenno di chiedere aiuto e noi ci siamo subito fiondati in acqua senza prendere il pattino, andando a nuoto, visto il mare mosso. E inizialmente io sono andato dal marito e il ragazzo è andato dalla moglie, ma il marito non era in difficoltà e quindi siamo andati entrambi dalla moglie per trascinarla fuori dalla spiaggia, dal mare. Stavano bene? E usciti dall'acqua, la moglie era molto agitata, non si reggeva in piedi, l'abbiamo dovuta prendere per le gambe e per le braccia perché era proprio senza forze e molto in ansia. Il marito era un pochino più tranquillo, ma la paura credo che ha fatto del suo forte, diciamo. Marco, poi sono tornati a ringraziarvi.
Certo, guarda, è una cosa più unica che rara, perché non si capisce, forse vergogna, forse non so, ma di solito non ringraziano, van via e non capiscono che uno gli ha salvato la vita, ma non è che uno chiede una ricompensa, è un grazie a questi ragazzi che fanno questo lavoro e rischiano la loro vita per salvare quella degli altri, ed è una cosa, mi sembra più che giusta, a dare un grazie che è gratis e rincuora il cuore proprio... Basta poco per farli sentir bene, ecco. Speriamo che non succeda più, almeno per quest'anno. Uno all'anno di solito non succede queste cose. Fino adesso è andato sempre tutto quanto, quasi tutto quanto bene, però dai, è andata anche questa volta. Bagnini sempre attenti, precisi, e un consiglio che do a tutti quanti: se il bagnino vi fischia, tornate indietro, non fate gli eroi e andare a nuotare dall'altra parte, perché è pericoloso, e oltre che la vita del bagnante, anche del bagnino si rischia. Perciò sono dei ragazzi, sembra la cosa più giusta da farsi. Ed è morto questa mattina all'età di 80 anni Don Alberto Pianosi, parroco della Chiesa del Sacramento ad Ancona. Il religioso si è spento a Milano, dove era ricoverato in una struttura ospedaliera a seguito di una malattia che combatteva da 6 anni. Nativo di Senigallia, aveva vissuto sempre nella città dorica, dove nel 2017 la sua parrocchia era stata interessata da uno degli incendi innescati da un piromane, che poi era stato arrestato e finito a processo. Don Alberto e gli altri parroci del capoluogo avevano però rimesso le querele e lo avevano perdonato. Il parroco ottantenne era anche rettore della chiesa di Santa Maria della Piazza ed assistente ecclesiastico del Movimento di Comunione e Liberazione. Il funerale verrà celebrato venerdì alle ore 15 nella cattedrale di San Ciriaco ad Ancona, presieduto dal vescovo Angelo Spina. Erano destinati ad un detenuto ad alta sicurezza gli 8 telefoni cellulari che la polizia penitenziaria ha intercettato nel carcere di Ascoli Piceno. Il destinatario, detenuto di origini siciliane, ha però dichiarato di non conoscere il mittente. Ne ha dato notizia oggi il segretario regionale della UILPA Marche, Leonardo Rago. Decisivo l'intuito dell'agente in servizio al controllo dei pacchi durante la consueta verifica su quelli in entrata. Dopo un più accurato controllo e grazie all'esperienza del collega, spiegato Rago, all'interno del pacco, naturalmente ben celati, sono stati rinvenuti dispositivi corredati dalle SIM e addirittura forniti del chiavistello per inserirle, pertanto pronti per essere utilizzati. Ruspe in azione in via del Risorgimento a Fano per l'inizio dei lavori sulla riqualificazione del nuovo parcheggio. L'opera, che sarà terminata entro il 2022, vedrà 88 posti auto gratuiti. Vediamo. Partiti i lavori di riqualificazione del parcheggio nel piazzale di Via del Risorgimento. L'area di sosta, che sorge a fianco del commissariato di polizia di Fano, sarà oggetto di un profondo intervento di rifunzionalizzazione che permetterà di ospitare 88 posti auto collocati a forma di pettine, a cui si aggiungeranno quelli destinati ai ciclomotori, bici e quelli riservati ai disabili. Il costo dell'intera opera è di 400.000 euro, mentre la conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2022. Stanno lavorando da qualche settimana, in cui hanno fatto già una predisposizione del sottofondo, stanno installando i cordoli dei marciapiedi. Ad oggi hanno chiesto, diciamo, una sospensione perché periodo di ferie, anche per approvvigionamento dei materiali che dovranno arrivare in questo momento di agosto, non arrivano, quindi è l'occasione per fermarsi e riniziare poi fine agosto, inizio settembre il cantiere. Ricordiamo che questo parcheggio avrà 88 posti auto, sarà alberato circa 32 alberature, quindi che faranno ombra a questo parcheggio, quindi sarà molto verde. Il parcheggio sarà gratuito, quindi non metteremo a pagamento con le strisce blu questo parcheggio. Inoltre abbiamo deciso di collegare direttamente il parcheggio ai passeggi, quindi ci sarà un ingresso in più dei parcheggi circa all'altezza del ponte, in modo da favorire anche l'accessibilità da questo parcheggio verso il centro storico. Quindi dal parcheggio si accederà dentro i passeggi verso il ponticello, quindi verso il centro.
Un camion non ha dato la precedenza e si è schiantato contro un Fiat Doblò. È successo ieri pomeriggio a Ponte Sasso di Fano, nei pressi dell'intersezione vicino all'hotel Imperial. L'autocarro, condotto da un 43enne di Mondolfo, stava provenendo dalla statale ed era diretto in via Cappellini. Giunto allo stop, non ha dato la precedenza all'altro mezzo guidato da un 60enne di Mondolfo. Il Doblò, dopo due rotazioni, si è ribaltato su di un lato ed è finito contro un'auto svizzera in sosta. Il conducente è stato estratto dal 118 e trasportato al pronto soccorso di Fano in codice giallo. Martedì 16 agosto la società Terna spegnerà il primo dei tre macchinari della centrale elettrica di Carrara a Fano, mentre i restanti due verranno sostituiti a dicembre. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Seri, ricordando che Terna procederà allo smantellamento e alla rottamazione del macchinario per far posto al nuovo ATR, il cui arrivo è previsto nei giorni successivi. Per garantire il regolare trasferimento del macchinario verranno applicati delle modifiche alla viabilità, come l'immediato ripristino di alcuni tratti dei guardrail stradali e la predisposizione di un impianto semaforico nel percorso da Ancona a Fano. Oltre a queste variazioni, è prevista la chiusura notturna del tratto stradale dell'uscita di Fano, che la società Autostrade comunicherà nei prossimi giorni. L'obiettivo è quello di preservare la salute e il benessere dei residenti, ha spiegato Seri. Continueremo a mantenere un contatto costante con Terna affinché vengano rispettati gli impegni assunti. Il giornalista e politico italiano Gianni Letta da oggi è cittadino onorario di Pesaro. La cerimonia di consegna della benemerenza è avvenuta questa mattina nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale. Vediamo. Grazie mille. Mi sono onorato, cercherò di fare il mio meglio per meritarmi questo riconoscimento. Era emozionato Gianni Letta mentre riceveva dalle mani del sindaco Matteo Ricci la cittadinanza onoraria, benemerenza che ha alzato al cielo esibendola come fosse un trofeo. È più pesarese di tanti pesaresi, ha commentato il primo cittadino. Ama in maniera profonda la nostra città e ne sa valorizzare i pregi e le potenzialità, a volte anche più di noi. Lo ha dimostrato standoci vicino durante il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura con il Conservatorio e la Fondazione Rossini. Rapporti e impegni fondamentali ricordati anche nelle motivazioni di riconoscimento lette da Ricci al momento della consegna avvenuta nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale. Illustre personaggio di raffinata cultura, fine diplomatico di rara esperienza, gentile, riservato ma anche determinato. Doti queste che associate alla grande esperienza maturata nel ruolo di giornalista, direttore di quotidiani, negli incarichi istituzionali e di governo, nella presenza in prestigiose istituzioni musicali, culturali e economiche, fanno di Gianni Letta un protagonista indiscusso della vita del paese. E in questi diversi ruoli, ha proseguito Ricci, e grazie anche a una non comune disponibilità che Letta è diventato un amico della città, seguendo anche le vicissitudini del Rossini Opera Festival, quale componente nei diversi comitati per l'ottenimento, ad esempio, del riconoscimento Città Creativa per la musica UNESCO. A buona ragione possiamo considerare Gianni Letta un prezioso alleato della nostra città, ambasciatore di Rossini e testimone di Pesaro nel mondo. Qui ho trovato un'accoglienza davvero eccezionale, mi sono sentito come a casa, ha ripetuto più volte Gianni Letta. Ora poi divento cittadino, ha aggiunto, ne sono orgoglioso e cercherò di far di tutto per meritarlo. La mia collaborazione con Pesaro è cominciata con la proposta di legge per i 150 anni di Rossini, quindi ormai molti anni fa. C'era il presidente Napolitano, facemmo il comitato d'onore da lui presieduto e del quale io fui. E quindi anno dopo anno abbiamo portato ad approvazione quella legge, abbiamo costituito il comitato per i 150 anni, abbiamo programmato le cerimonie dei 150 anni, abbiamo poi preso la presidenza della fondazione, abbiamo collaborato alle varie iniziative della fondazione del ROF e via via, in un crescendo rossiniano appunto, la mia collaborazione, il mio inserimento diciamo nella comunità di Pesaro è aumentato via via fino a diventare così forte che il sindaco prima e il consiglio comunale poi hanno ritenuto di farmi questo onore e di chiamarmi a far parte
integrante della comunità con la cittadinanza, cosa che mi ha fatto felice, che mi lusinga, che mi onora, ma che ho accolto con grandissima partecipazione e con grande commozione. E anche quest'anno ha riscosso grande successo l'iniziativa di ASET SPA per la raccolta di rifiuti e apparecchiature elettroniche ed elettriche nelle scuole dei comuni serviti dall'igiene ambientale. In totale sono state raccolte 1,56 tonnellate di rifiuti di questo tipo in 25 istituti aderenti all'iniziativa. L'intento è quello di sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in funzione di un corretto conferimento dei tanti apparecchi di uso comune, come radio, rasoi e caricabatterie, senza dimenticare mouse e tastiere, videocamere, smartphone e phone. Tutto ciò che, essendo elettrico o elettrico, necessita di una raccolta a parte. La classifica finale è stata stilata tenendo conto del peso dei rifiuti raccolti nel singolo plesso e il numero degli alunni coinvolti. A vincere quest'anno è stato il Polo 3 di Fano. Ben 126 alunni hanno raccolto una media di 1,66 kg a testa di rifiuti e a loro va un buono speso da 200 euro per l'acquisto di prodotti di cancelleria. Stesso premio anche per i secondi e terzi classificati, rispettivamente il plesso di San Michele al Fiume dell'Istituto Comprensivo Gio Pomodoro di Mondavio e il Ragnetti dell'Istituto Comprensivo Marco Polo di Cartoceto. E rimaniamo sempre a Cartoceto perché da domani, 11 agosto, torna l'appuntamento con la Notte delle Stelle. A spiegarci il programma il sindaco Enrico Rossi. Concerti, musica, enogastronomia, auto d'epoca e l'immancabile iniziativa per godere della vista degli astri. Giovedì 11 agosto torna a Cartoceto Stelle d'Argento, la manifestazione promossa dal Comune in sinergia con la Proloco e il Museo del Balì. All'evento quest'anno si aggiunge l'importante collaborazione con il Motor Club Lucio Ricci e alberghi consorziati di Fano. Sindaco, fervono i preparativi per questo evento che anima il comune di Cartoceto. Ma si rinnova per il terzo anno consecutivo da questo motivo delle stelle cadenti, dello sciame delle Persedi, che anche domani sera a Cartoceto, nel centro storico di Cartoceto, ci richiamerà l'attenzione e lo sguardo rivolti verso il cielo. È un momento in cui si rinnova questa collaborazione con diversi partner. Si tratta sostanzialmente di un momento di valorizzazione del nostro centro storico, a cui aderiscono 8 locali sostanzialmente. In questi 8 locali proporremo degli intrattenimenti, dei concerti musicali anche ad hoc rispetto a quella che è l'atmosfera, la tipologia del locale, immersi appunto non soltanto tra la buona musica, non soltanto con il naso all'insù, ma anche ovviamente tra la buona cucina che la nostra tradizione agroalimentare ovviamente ci saprà offrire. Quindi tutta iniziativa a supporto delle attività economiche? Sì, ha sicuramente anche questa valenza, quindi non soltanto la valorizzazione del borgo storico appunto da un lato, che quest'anno si impreziosisce, come dicevo prima, anche grazie alla collaborazione del Motor Club Ricci, che dalle ore 18 arriverà in centro storico a Cartoceto, nello specifico in piazza Garibaldi, con oltre 50 auto d'epoca, ma d'altro canto ha appunto anche l'altro valore, l'altra finalità a questo tipo di iniziativa, cioè quello di sostenere e supportare le attività del centro storico in un momento in cui sicuramente in questo contesto, in questa precisa fase storica, l'obiettivo dichiarato non soltanto dal nostro comune, ma più in generale insomma anche dalla Regione Marche e mi pare anche a livello nazionale, sia assolutamente quello di rivitalizzare, rendere molto più dinamici e quindi vivibili i nostri meravigliosi borghi e centri storici. Programma completo e consultabile sulle pagine social di Cartoceto Turismo o presso il punto IAT. Un omaggio agli anni 50 e alla loro energia esplosiva. Il ristorante Ideale di Fano organizza insieme all'associazione Happy Days Grease Music Hall un evento mai visto prima a Fano in piazza 20 settembre, giovedì 18 agosto dalle ore 20. Alla cena spettacolo, oltre agli attori e alle comparse, saranno proprio i commensali, i protagonisti che potranno partecipare in maniera attiva alla serata. E con questa ultima notizia concludiamo qui il nostro telegiornale. Vi ricordo il nostro numero per le segnalazioni 338 4968 250. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci.